stamattina nel Palazzo Comunale di Castelfranco per la presentazione di un laboratorio, di un progetto delle scuole del Comune relativo all'iniziativa della Festa della Toscana. Un laboratorio dedicato a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, per quanto riguarda le sue riforme illuminate nel Settecento. Assessore alla cultura del Comune, Filippo Sottani. Sì, tutto giusto, l'iniziativa appunto è domani sera, sabato alle 21 in piazza Castelfranco, è un'iniziativa congiunta appunto Comune-Scuola, qui accanto a me c'è il dirigente scolastico Verdiani, sull'onda lunga appunto della Festa della Toscana. Domani sera sostanzialmente i ragazzi metteranno in scena un evento, diciamo, di fantasia che non è realmente accaduto, ma che comunque è molto in tema appunto a Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana, che fu per quanto riguarda la Toscana, colui che abolì sia la tortura che la pena di morte. Quindi domani sera sostanzialmente con un episodio in tema legato appunto alla pena di morte ci sarà insomma una bellissima iniziativa fatta dai ragazzi. Ecco, non voglio aggiungere nient'altro, ringrazio solo chi ci ha lavorato, ringrazio tutti i ragazzi, ringrazio il preside Verdiani e anche la Regione Toscana che ci hanno dato appunto la possibilità di portare avanti questa iniziativa. Infatti domani sera ci sarà in piazza a Castelfranco alle ore 21 questo spettacolo teatrale messo in scena proprio dai ragazzi. Sì, grazie all'impegno del loro docente di lettere, professor Betti, e anche con l'aiuto di altri colleghi, soprattutto perché oltre alla preparazione dello spettacolo teatrale si sono impegnati molto anche con i genitori, un grande contributo dei genitori per la realizzazione dei costumi, si sono impegnati molto anche nella produzione di materiali audiovisivi che sono serviti anche proprio per la presentazione anche alla stampa in passato di questa iniziativa, e quindi è stato un impegno a tutto tondo. E mi fa piacere che dopo tanti anni si sia tornati al tema principale della Festa della Toscana, cioè all'abolizione della pena di morte, perché come è il titolo dello spettacolo, insomma, dell'iniziativa Un'idea di civiltà, qui al centro è l'uomo, la persona umana, i valori della persona umana di cui oggi abbiamo particolare bisogno. Sì, appunto, lo scenario è quello della piazza di Castelfranco di sopra, non a caso è stata scelta la piazza perché nel 1777 Pietro Leopoldo appunto passò per Castelfranco, ovviamente non si esibì, diciamo, in quello che potrete vedere domani sera, quindi l'episodio, come ripeto, è di fantasia, però è comunque legato appunto alla pena di morte, dove un condannato sostanzialmente verrà salvato appunto dal Granduca. E quindi celebriamo il passaggio che avvenne nel 1777 ampliandolo un po' a livello appunto di fantasia.